Il tour elettorale della candidata capolista alla Camera in Calabria del Popolo della Libertà, Iole Santelli, ha fatto tappa ieri sera ad Orso Marsè a Scalea. L'ex sottosegretario alla giustizia del governo Berlusconi ha incontrato i suoi elettori presso il centro Donna Roberta Lanzino. La location non è stata scelta a caso. In Calabria, infatti, il PDL alla Camera punta sul rosa. Una lista cappeggiata da tre donne in un partito di maggioranza non si è quasi mai vista ed è un bel segnale che arrivi da una regione. Ma si è parlato anche della riforma sanitaria, tema sentito sull'Alto Tirreno Cosentino. Ieri il presidente della giunta regionale, Giuseppe Scopelliti, ha illustrato i risultati positivi raggiunti dal suo governo in ambito sanitario, ribaditi anche dalla Santelli. Sicuramente con l'applicazione piena del piano sanitario, quindi anche la riconversione totale in Casa della Salute, è chiaro che la situazione dal punto di vista sanitario sarà più tranquillizzante. Il presidente Scopelliti ha ereditato comunque un deficit sanitario immenso, che stiamo trattando sul tavolo nazionale, ottenendo buoni risultati. Soddisfatti il coordinatore del circolo PDL di Scalea, Giuseppe Forestieri. La presenza della Santelli, ha detto, è la dimostrazione che il partito è al fianco della popolazione dell'Alto Tirreno Cosentino. Vista la sua posizione in lista, la Santelli avrebbe potuto tranquillamente evitare qualsiasi tour elettorale, invece è venuta qui, tra la sua gente, per ascoltare gli umori e i problemi dei cittadini.